Ciao a tutti, allora scusate al solito il casino, lo stato, ma sono in fase casalinga, stavo per farmi l'impacco, la maschera pre-shampoo e ho deciso di farvi vedere come la faccio. Allora, ieri sono andata a fare la spesa e ho preso questo burro di quest'olio di cocco puro che ovviamente voi vedete solido perché fa freddo e di conseguenza l'olio di cocco quando fa freddo è solido. Allora, aspettate che ho dimenticato una cosa. Allora, ho sistemato, scusate lo stato. Allora, ho sistemato le cose del bagno. Prima o poi vi farò un video su come io tengo le cose del bagno e così vi faccio vedere un po' la situazione. Adesso sto prendendo la maschera dentro la doccia perché l'ho dimenticata. Allora, cosa prevede questa? Vi appoggio di nuovo. Cosa prevede questa maschera? Questa maschera pre-shampoo prevede l'olio di cocco, che ora vi dico le quantità, la maschera della Omia alla noce di macadamia, poi prevede la polvere di Amla. Voi sapete cos'è la polvere di Amla? La polvere di Amla è un potentissimo ristrutturante, purificante, serve per tantissime cose. Io la uso veramente per tantissime cose. Il miele, io uso questo del Lidl, miele qualsiasi, quello che avete in casa va benissimo, e l'olio di ricino. In una vaschettina di quelle da parrucchiere, quelle per fare il colore, potete usare anche una normale vaschetta con un cucchiaio, voglio dire, un piatto, quello che vi capita. Io uso questa qua per comodità, perché poi è più facile da risciacquare. Io praticamente col mio cucchiaio prendo un cucchiaino dipende poi dalla lunghezza che avete. Io siccome metto altre cose, di olio di cocco metto solo un cucchiaio. Ovviamente, vedete, è solido, però lo prendete così, esatto, e col pennellino vi aiutate che è più facile. Un cucchiaio di questo, un cucchiaino di questo. Lo potete tenere tranquillamente all'esterno, molti lo mettono in frigorifero, ma è semplicemente peggio perché essendo inverno ovviamente tende a solidificarsi per il freddo, quindi è meglio. La mia maschera a noce di macadamia che è quasi finita. Io la prendo così. Vedete com'è solida? Questa qua è molto solida, vedete? È molto cremosa. Di questa ne prendo circa 2 cucchiaini più o meno. Più o meno 2 cucchiaini. Poi sempre dipende dalla lunghezza dei vostri capelli. Io li ho lunghi. Fino al seno, li ho tagliati perché erano proprio avevano bisogno di essere tagliati perché ovviamente di olio di ricino lo agitate bene bene e mettete sempre un cucchiaino. Io metto orientativamente un cucchiaio, diciamo, un cucchiaio più o meno. Io la faccio molto a occhio, ragazze, perché comunque miele, di miele sempre un cucchiaino di miele più che sufficiente, anche perché non la fate troppo pastosa, altrimenti troppo mielosa, altrimenti appiccica da paura. Allora, la polvere di Amla io la doso a occhio perché non ci sono delle dosi specifiche, come vi ho detto, è un po' così indicativa la cosa. Non la prendo col cucchiaino, se no la sporco tutta. Quindi, ok, va bene così. Circa un cucchiaino e mezzo. Scusate l'improvvisa tenebra, ma il tempo è quello che è. Quindi, allora, pulisco il cucchiaino. Ok, e vedete, è tutto qui. Tutto quello che ho messo, comincio a. Questa
Questa maschera io la metto, mescolate bene perché così si scioglie anche l'olio di cocco. Questa maschera io la metto soltanto su lunghezze e punte, non sulla cute, perché avendo la cute di base grassa, non la metto sulla cute, se no si sporca, succede un casino. Allora, è vero che poi dovrò andare a fare lo shampoo, ma comunque, di base preferisco. La pappetta più o meno così, se no c'è ancora un po' l'olio di cocco che si deve sciogliere per bene, perché ovviamente. L'olio di cocco, se ovviamente lo volete usare per esempio come idratante labbra o corpo o viso o quello che volete, ovviamente, ne prendete una quantità, lo sciogliete tra le mani e lo passate. Molti sento che dicono che lo scaldano, ma non ha senso scaldarlo al microonde perché, come il burro di karité, anche se diventa solido, man mano che lo sciogliete tra le mani si scioglie, quindi non ha senso. Ecco, la pappetta è questa qua. L'olio di cocco ovviamente si è sciolto perché muovendolo così si scioglie. L'AMLA vi aiuterà a lucidare, nutrire i capelli e anche a renderli più corposi. La polvere di AMLA, questa è della Cadì. Io la prendo online perché comunque mi conviene molto di più. La polvere di AMLA io la utilizzo anche come maschera viso. Nella maschera viso è importantissima perché veramente ha tantissime proprietà. Lo vedete nelle istruzioni. È cicatrizzante, guardate, ha tantissime proprietà. È una cosa veramente favolosa. Ve la consiglio. Tra l'altro, la polvere vi dura un casino perché ha un costo circa 8-9 euro più o meno, ma vi dura veramente un casino. Ok, la pappetta è pronta. E ovviamente io poi vado a mettere da metà lunghezza, quindi da qui a qui. Stoppo il video perché altrimenti diventa immenso e non lo posso caricare. Buona giornata!